Il padiglione vuole essere un corpo unico, vuole essere un viaggio. E infatti tutti gli artisti hanno lavorato allo stesso tema insieme, e affrontando comunque visioni e sfaccettature dello stesso tema. Sarà un'esperienza entrare al padiglione. L'idea è proprio quella che le immagini, le diverse tipologie d'arte, i profumi e la musica, che quest'anno è fatta insomma, da un artista come Pino Donaggio, ci ha voluto dedicare una colonna sonora, scandiranno proprio un percorso. Perciò sarà un'esperienza scandita proprio da emozioni, come dice Paolo Fantini, in 3D, nel senso che cerchiamo di coinvolgere lo spettatore come parte dell'opera. E il nostro sforzo è anche l'idea che ci siamo domandati questo è il momento di cambiamento molto complicato. L'arte ci deve aiutare ad affrontare anche temi molto paurosi e complicati. E ci siamo domandati come. Allora, in questo momento non si può più star fermi. Se si vuole cambiare, bisogna capire a che punto siamo del nostro cambiamento, perciò questo ci aiuterà, e soprattutto viverlo in movimento. Perciò solo spostandoci all'interno del padiglione capiremo il progetto, e questo vuole essere anche il nostro messaggio. Adesso è tempo di cambiamento, ma di fare una scelta. E le scelte sono sempre molto difficili, ma sempre molto importanti. Sicuramente questo è un sistema che usiamo da molto ed è assolutamente importante anche perché il nostro obiettivo è coinvolgere non solo le istituzioni, ma anche le università dal punto di vista dei giovani, no? Come dicevo prima, il padiglione diventa anche un'occasione per Francesco per costruire un punto di passaggio e per i giovani per poter essere loro stessi a raccontarlo ai visitatori. Io penso che questo padiglione sia la capacità e il coraggio di disorientarsi, di farsi delle domande per arrivare ad avere visione. Ecco, questa visione Venezia ce l'ha perché è la più antica città del futuro e ce l'ha soprattutto nei confronti dei giovani dell'università. Stiamo sperimentando, ad esempio, la street art, l'abbiamo sdoganata con un premio, un artefice del nostro tempo e stiamo lavorando, lo dico. Lo anticipo anche per quanto riguarda i buskers, perché riteniamo importante che le artefici del nostro tempo, che ha visto quasi 1.000 partecipanti, sia anche un trampolino di lancio, ma anche riesca a recepire quelle che sono le nuove arti, il nuovo modo di interpretare l'arte, cioè di guardare il mondo.